GF VIP 7, Daniele Dal Moro fa sul serio con Marzoli che svela, suo papà? Abbiamo mangiato insieme l'altro giorno. A quasi una settimana dalla fine della settima edizione del Grande Fratello VIP. Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono pressoché inseparabili. Se durante la permanenza nella casa di Cinecittà abbiano più volte precisato di non essere fidanzati, lontani dall'occhio del GF VIP 2 sembrano voler fare sul serio. Come documentato dai rispettivi profili social. Oriana e Daniele non si sono allontanati neanche un attimo una volta conclusa l'esperienza nel reality. Uscita dalla casa in occasione della finale, l'influencer venezuelana è stata accolta dall'imprenditore veneto al di fuori degli studi. Con lui ha poi trascorso i primi giorni nella capitale, visitando la città. Dopo la permanenza a Roma, la coppia si è recata a Milano. Lì ha raggiunto a cena Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, nonché gli ex coinquilini Gioele De Donà ed Alberto De Pisis. Proprio in quella occasione, Daniele ha sorpreso Oriana con un mazzo di 18 rose rosse, che secondo i fan rappresenterebbero i giorni in cui sono stati distanti dopo la squalifica di lui. Successivamente, i due ex vipponi hanno fatto tappa a Verona, città in cui vive Daniele. A seguire sono arrivati nelle Marche, dove gli organizzatori di una discoteca hanno chiamato la Marzoli in qualità di ospite per una serata. Attraverso i video pubblicati sui social, si è appreso che Dal Moro ha accompagnato l'influencer, dimostrandole tutto il suo supporto, incontrando anche i fan e firmando loro autografi. Il web ha accolto con entusiasmo la prima ospitata di Oriana, tanto che su Twitter hanno pubblicato diversi video di quei momenti. In aggiunta, Oriana ha rivelato di aver conosciuto persino il padre di Daniele, l'ex onorevole del Partito Democratico Gianpietro Dal Moro. Su Twitter, infatti, l'ex concorrente del GF VIP 7 ha risposto ad un commento di un utente, l'internauta, guardando un vecchio filmato andato in onda sulla TV spagnola Telecinco, le aveva chiesto: chiedi al padre di Daniele cosa ne pensa di questo video. Quindi, la venezuelana ha replicato scrivendo: me lo ha detto quando abbiamo mangiato insieme l'altro giorno.